Allora, la Nazione di oggi pubblica Pupo canta in aereo e con su di noi calma i passeggeri. L'artista retino fa da paciere. Io ieri mi sento chiamare da Piero Franchini che ha fatto Pupo, che ne ha fatto Pupo. Le, sì, sai, le sai prima di me? Le sì, e io le notizie le so subito. Come avevi perché fatto? C'era io ho una... C'è una... Un sì, no, sul telefonino. Oggi appare tutto sul telefono. Quindi, e avevo visto appunto che Pupo aveva calmato. Allora, quelli... spieghiamo il fatto. Pupo aveva cantato a Vibo Valentia, sì, la sera prima, sì. Poi ha preso il volo alla Lamezia Terme per Roma, sì. E si è trovato in questo casino a bordo, sì. Perché su 130 passeggeri c'era una ventina di biglietti sbagliati, cioè assegnati a due persone. Ecco. Il caso ha voluto che questa comitiva di un'ottantina di francesi, sì, si fosse incazzata, insomma, per quella l'Italia aveva fatto un po' di casino. Ecco, ora, siccome non corre buon sangue tra gli italiani e i francesi, tu lo sai, no. Salvini, sì, 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 sì. Insomma, si sono creati due fronti contrapposti, ecco, che arrivavano alle mani. Sì. Allora, secondo te, Pupo, perché l'aereo dice Pupo improvvisamente, ah, sì, ha preso il microfono, non è mica scemo, no, no, e piglia il microfono e canta su di noi. Sì. Ah, siccome io, ma l'ha raccontato Pupo, ti posso dire. Sì, lo so che ti sei, no, il suo. Allora, mentore. Io credo che lui abbia avuto problemi di schieramento, ecco, perché la compagna di Pupo è francese, ecco. Patricia. Ah, oh, ecco, quindi, ecco perché, cioè, lui. Allora, quindi, sì, cioè, qui si scoppia la risa, con che cazzo. Come dice la Parabotte, mi fa conto che entra in mezzo, oh, anche la mia compagna. Allora, siccome la Patricia è francese e si sarebbe schierata con francesi, perché te li conosci i francesi come sono, sì, 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 la, sì, loro, sì, sì. E ha cantato. Allora lui ha preso e ha, siccome c'ha sempre queste idee, sì, 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 c'è idee geniali, lucide, e ha cantato. Infatti, se vedi nella foto, quella di spalle è la Patricia che credo che gli regoli il volume, ma lui tra l'altro aveva un telefonino, sì, ecco, poi quindi, è scoppiato il mondo, perché come hai letto la notizia te, sì, l'ha letta tutti, esatto. E Pupo mi ha detto, mi ha ordinato Umberto, che è il suo manager, di non rispondere al telefono, ecco, dico, allora perché mi hai risposto? Ha detto, perché vuole sapere come stava la tua mamma, ecco, ecco, per questo, ecco, per questo. Allora sai che si fa? Si canta anche noi. Sì. Su di noi, nemmeno una nuvola. Su di noi. Però io la farei alla retina, nuvola e falla. Allora, su di noi, nemmeno una nuvola. Su di noi, l'amore è una favela. Basta così. Che cazzo. Sì, sì, sì.